sia davvero bene. Attenzione ora, Thomas in ritardo da Folgreiter nei confronti di Jag, un vantaggio di 17 centesimi di secondo. Intanto ti prego Matteo di dare tu la classifica. Sì, con Jag in testa, secondo Madder a 29 centesimi, poi Omos, quarto De Krinis a 65 centesimi, quinto Crossan, sesto Schultz, settimo Bauer, ottavo Dietmar Tönn. Nettamente in testa, nettamente in testa Stan Gassinger, che sta andando davvero molto bene, mezzo secondo di vantaggio nei confronti degli avversari. D'altronde adesso stanno per scendere con Stan Gassinger, si apre il momento migliore della gara. Stan Gassinger, Kosir, Fogdoe, Strain e Folgreiter, 5 atleti veramente fortissimi. Dei primi quattro che vi ho nominato lo si sapeva, di Folgreiter meno, ma lo ha dimostrato coi fatti. Ultime porte per Stan Gassinger, che chiude con 1.35 e 54 e passa nettamente al di Alberto Tomba, terzo nello slalom di ore, terzo così in azione. Lui era comunque contentissimo del risultato ottenuto al termine della prima prova, come ha detto Matteo Pacor prima, sembrava molto tranquillo, molto sereno. Vediamolo ora nelle ultime porte. Jure Kosir a pochi metri dal traguardo, 35-54 il tempo di Stan Gassinger, che non credo sia la sua portata, chiude in 35-98, comunque secondo Jure Kosir. Tante volte ho sentito fare dei proclami da chi si trova per la prima volta al comando di una prima manche: rischierò come un matto nella seconda, poi però quando si è trovato al cancelletto non ce l'ha fatta, perché comunque ti vengono in mente tante cose, hai la chance della tua vita, non vuoi buttarla via, comunque si hai la possibilità di guadagnare punti, di guadagnare soldi, e quindi insomma molte volte gli atleti poi non riescono a fare quello che si prefiggono perché sono troppi condizionamenti che subiscono. Ma attenzione a Fogdoe, perdeva 7 centesimi su Stan Gassinger nella parte alta. È fuori. Aveva qualcosa, un problema allo sci sinistro, non capisco. Bene, non è che abbiano proposto nient'altro oltre. E che gli ha consentito di vincere, però lo slalom di Lec, per esempio, nella grande stagione di Alberto Tomba, fu l'unico a battere Alberto Tomba quell'anno, 87-88. Ma seguiamolo ora Strain nelle porte finali. Vediamo un po' come chiude, non ha sciato benissimo neanche nel finale, infatti è soltanto quarto con 1.36.80 per 72 kg e tanta responsabilità sulle sue spalle in questo momento. Vediamo un po' se fa come ha promesso e se attacca. Partito deciso. Sta attaccando, anche se adesso ha corso un piccolo rischietto. Comunque meno sciolto rispetto alla prima prova, questa è la mia sensazione almeno. Vediamo un po', 7.70, vi ricordo che aveva un bel vantaggio. L'ha incrementato ancora! No, direi che su Stan Gassinger è rimasto uguale, anzi ha perso 8 centesimi. Subito dopo l'intermedio ha corso un grande rischio. Vediamo un po', adesso ha un bel vantaggio, ce la può fare, sarebbe veramente una magnifica cosa. Altro grande rischio per Folgreiter, che spesso rimane sullo sci interno. Mamma mia, ne ha corsi tantissimi di rischi in questa seconda prova. Ancora! Fuori, a tre porte dalla fine, ma non so se avrebbe vinto, sinceramente aveva sbagliato davvero tanto. E vedete, il vincitore Thomas sta...